L'estate, la stagione più bella, quella che dovrebbe essere la più bella, quella più spensierata, dove i ragazzi sono in vacanza, dove c'è il mare, dove ci sono le passeggiate, i giochi, l'allegria, i vestitini leggeri. Il periodo più bello, più atteso dell'anno. In realtà, quando c'è di mezzo una terapia in cui fa parte il corsetto, questa cosa potrebbe essere non solo non così bella, così positiva, ma potrebbe diventare veramente un grosso problema da gestire. Quindi do il benvenuto a tutti a questa seconda puntata di Easy Con Air. Oggi parleremo proprio di estate e di corsetto, della terapia per eccellenza per il trattamento della scoliosi. Io sono Marta Tavernaro, sono una fisioterapista Isico. Con me quest'oggi ci saranno due famiglie, una mamma e una ragazza, Emma e la sua mamma Daniela, che hanno da un anno circa iniziato questo percorso e con me testimonieranno appunto quanto hanno vissuto. Loro hanno iniziato la loro terapia proprio in questo periodo con il caldo e quindi forse il momento più critico per iniziare questa terapia. E poi ci sarà con noi Ilaria e le domande sono sempre molto pertinenti, come posso fare a gestire mio figlio che deve portare tutto il giorno il corsetto, il mare, la spiaggia, è meglio la montagna, è meglio rimanere a casa, cosa posso fare? Quindi la prima cosa che vorrei appunto condividere con voi è l'esperienza di Daniela e di Emma, che proprio lo scorso anno si sono trovate ad affrontare questa situazione. E prima di dare la parola a loro, vorrei condividere con voi un piccolo video, giusto per fare una piccola premessa di cos'è Emma, perché Emma è un vulcano, è argento vivo, è una ragazzina che fa ginnastica artistica, faceva ginnastica artistica, un peperino, e che improvvisamente si è vista più paradosso un corsetto rigido. Quindi insomma, non è stata facile, immagino anche per Daniela, riuscire a combinare il carattere meraviglioso di sua figlia con questa terapia che un pochino la arginava. Provare tu, Emma, a raccontarci com'è il tuo allenamento, perché quante ore hai di libertà, come ti gestisci col tuo allenamento di ginnastica artistica? Ne ho tre libere e quindi lo tolgo mezz'ora in più. Eh sì, l'ho detto. E quindi cioè, la prima parte dell'allenamento, quella del riscaldamento, la faccio con il corsetto. E poi lo tolgo e proseguo con tutto l'altro pezzo dell'allenamento. Ok, Daniela, tu come ti sei mossa una volta che è arrivata al corsetto? Come avete affrontato in famiglia questo avvenimento? Magari quest'anno avete qualche ora in più, ma la scorsa estate vi siete trovati proprio a inizio terapia, no? Sì, praticamente sì, è stata una doccia fredda subito, come penso per tutti, però poi cerchi di fare buon viso a cattivo gioco, per cui cominci a vedere cosa poter fare e cosa non, e cosa è meglio magari evitare, no? Ti fai mille domande, poi tra l'altro lei ha iniziato quando doveva andare in prima media, per cui c'era già un passo importante da fare. E quindi non si sapeva, perlomeno io da mamma, avevo mille pensieri, no? I compagni nuovi, l'accetteranno, non l'accetteranno, come sarà, come non sarà, lei stessa avrà problemi. È ovvio che da mamma ti fai mille preoccupazioni. Allora, volevo chiedere, il corsetto aggiustato può rompersi con l'acqua? In corsetto aggiustato bisogna capire cosa si intende per aggiustato. Allora, innanzitutto bisogna essere sicuri che
che il corsetto possa andare in acqua. Noi in Isico cerchiamo di avere questa possibilità con tutti i corsetti che adottiamo, anche se ci sono delle piccole eccezioni, anche nei corsetti che adottiamo noi. Quindi prima di mettere il corsetto in acqua, vale sempre la pena chiarire se si può entrare in acqua, e lo si chiede o al vostro medico che vi segue, oppure al tecnico ortopedico che vi ha costruito il corsetto, quindi telefonando all'officina ortopedica. Normalmente i corsetti nostri possono avere delle, possono essere aggiustati, adesso rispondendo alla domanda, e di solito quando vengono aggiustati sono solidi, quindi se si poteva fare bagno con quel corsetto, con quella tipologia di corsetto, prima che si rompesse, di solito non ci sono delle problematiche a farlo lo stesso. Parliamo di bagno col corsetto. Bagno col corsetto ormai in Isico si dà per scontato, perché sono ormai vari anni che lo si fa. Noi abbiamo, tra l'altro, veramente usato tantissimo, come vi accennavo, come avete visto nelle immagini iniziali. 2 anni fa abbiamo fatto un camp, abbiamo avuto varie esperienze, abbiamo avuto più esperienze di camp negli anni, ma per ovvie ragioni sceglievamo la montagna, cioè ci sembrava più logico, no? Facevamo tante esperienze in montagna, andavamo a arrampicare, abbiamo vissuto la cavalcata, tutto quello che si poteva fare in montagna lo facevamo nei camp dedicati ai ragazzi in montagna. Poi abbiamo detto, va bene, adesso noi abbiamo dato il via al bagno col corsetto, quindi perché non fare un camp al mare? Vediamo il video. Sì, ovviamente quando si entra in acqua, soprattutto se è acqua salata, bisogna avere l'attenzione di risciacquare molto bene il corsetto con acqua dolce. Infatti noi in Asinara, non avendo le docce ovviamente perché eravamo lontani dalla struttura, c'era la Jeep che ci portava i barilotti di acqua dolce per poterlo poi risciacquare. Quindi mi raccomando, quando, anche perché un pochino si rovina comunque il corsetto, ma tenete conto che i corsetti bisogna cambiarli perché i ragazzi crescono, e anche se si rovina un pochino la funzionalità rimane, non c'è problema, ma ovviamente l'acqua salata può essere veramente un problema. E tutto sommato anche l'acqua del lago e l'acqua della piscina, meglio sempre risciacquarla per detergerlo, per pulirlo. Il problema del corsetto che rimane con l'acqua sporca fa cattivo odore, quindi merita sempre risciacquare il corsetto. E per quanto riguarda il corsetto in acqua salata, assolutamente acqua dolce per togliere il sale e per pulirlo dalla sabbia e da qualunque cosa sapici, ma tenete conto che il tempo di lavarlo, il ragazzo si lava, si fa la doccia, si cambia il tubolare sotto ed è già asciutto il corsetto e asciutto il ragazzo. Allora, ti chiedo ancora un secondo, Ilaria, ti rispondo. È possibile portare il corsetto di più nei giorni antecedenti una vacanza per poi rimanere senza durante il giorno e metterlo solo la notte mentre si è in vacanza? No, non si può. Non si può perché la schiena non è abituata a rimanere senza tante ore. La terapia col corsetto dobbiamo immaginarla non una quantità di ore, quindi possiamo prenderne di più come se fosse un antibiotico il giorno prima per poter sospenderlo un giorno. Le ore di libertà da corsetto sono molto precise. La schiena, superate quelle ore, non è allenata a rimanere in correzione, quindi se noi improvvisamente liberiamo la schiena troppe ore, la schiena non può rimanere in correzione. Quali sono i suggerimenti che possiamo dare ai nostri ragazzi quando si va in acqua? Tu ci andavi in acqua col corsetto prima di venire in Asinara, prima di fare il camp? Allora, assolutamente sì, io ho sempre fatto le vacanze al mare con la mia famiglia, dall'estate
quando ho messo il corsetto, che avevo solamente 2 ore di pausa. E allora come gestirsi? Secondo me bisognerebbe fare così. Prendere il corsetto, togliere il chip dove si registrano i dati, armati di corsetto e tubolare, andare in acqua, divertirsi e dopodiché niente. Si esce, si sciacqua ovviamente il corsetto per rimuovere i residui di sale che possono essere rimasti sul corsetto e poi ce lo si rimette e si rimane in spiaggia fino al prossimo bagno. Certo, certo. Allora, se posso aggiungere, ecco, il chip, per chi non fosse di Isico, ovviamente è un chip che contenuto nei corsetti dei nostri ragazzi, che non vuole essere un grande fratello per i ragazzi, ma vuole essere un grande fratello per la scoliosi. Per noi è molto importante dosare la terapia del corsetto. Il medico ha bisogno di sapere esattamente quanto è stato indossato il corsetto, ma per fare i conti in tasca alla scoliosi sicuramente non ai ragazzi. Se ho solo 2 ore libere posso fare 1 ora la mattina e 1 il pomeriggio, oppure è meglio che siano consecutive. Allora, quello che noi chiediamo in Isico come protocollo è che le ore di libertà siano consecutive, preferibilmente consecutive, però per in casi eccezionali, se facciamo una settimana di mare, magari ovviamente confrontatevi col vostro medico di col vostro medico specialista, ma sicuramente se hai 2 ore di libertà e si fa una settimana, 10 giorni di mare, e ti è comodo fare 1 ora la mattina, 1 ora il pomeriggio, perché fai 2 bagni, li vuoi fare assolutamente senza corsetto, io credo proprio che se stai attenta a non sgarrare, tu possa spezzarle le ore. Ovvio che la terapia è preferibilmente continuativa. I nostri medici normalmente, quando è possibile, soprattutto nell'avvicinarsi dell'estate, del periodo estivo, quindi alla visita antecedente all'estate, se la terapia lo permette, se la situazione clinica lo permette, di solito danno i jolly, quei famosi jolly, che sono 1 o 2 ore in più per un tot di giorni. No, da questa vacanza ho portato a casa sicuramente questa libertà, perché io sono una persona che sono molto timida, nel senso che non mi apro molto con gli altri su questa tematica del corsetto, perché c'è imbarazzo per me a farlo, ma in realtà per gli altri no. E infatti quando sono tornato ho detto, ma perché ancora utilizzare quella felpa piuttosto che quella maglietta completamente accollata oppure una maglietta lunga? No, proviamo, mettiamo i vestiti, mettiamo il tubolare normale, usciamo con il corsetto e i pantaloni e basta. Ed è questa la vera libertà dell'estate. Cioè, secondo me, così ci si sente più normali, perché comunque per me il corsetto è diventato un mio gemello, che se esco con gli amici dicono, oh guarda che carina che sei, cioè non sono lì che ti criticano per quello che hai indosso. Quali sono quelle che tu hai scoperto migliori? Allora, ti parlo di inverno, è più facile. D'estate, sinceramente, io il corsetto, essendo che lo tenevo per tante ore, non l'ho mai nascosto più di tanto, perché comunque io volevo mettermi la canottiera piuttosto che la maglietta scollata, piuttosto che il vestito. Bastava semplicemente mettere sotto il tubolare, sopra il vestito e andavi. Forse il tubolare, è vero, la strategia del tubolare anziché la maglietta è quella che ha tagliato veramente, ha fatto la differenza nel tempo. Se poi c'è una zia, una mamma che il tubolare lo fa bello lungo in modo che copra tutte le figlie davanti, lo fa bello coloratino, alla fine diventa un top rigido che con un paio di pantaloncini nessuno si accorge di nulla. In base a quali elementi vengono dati i jolly? Allora, gli elementi ce li ha in mano esclusivamente il medico
specialista che segue il ragazzo, in base al momento della terapia, all'aggressività che in quel momento la scoliosi mette in atto, ovviamente vengono scelti o no, viene scelta o no la possibilità di dargli questi jolly. Facendo il bagno con il corsetto si sta tanto in acqua e poi si esce una ventina di minuti e si può rientrare in acqua. Certo che sì, i ragazzi normalmente, soprattutto magari quelli un po' più piccolini, entrano e escono dall'acqua in continuazione. Questo è anche un ottimo modo per far fronte al caldo, secondo me. In quel caso è inutile tutte le volte togliere il corsetto, lavarlo e poi asciugare il bambino e rimetterglielo. No, teniamolo, teniamo tranquillamente il tubolare bagnato sotto, tanto non succede assolutamente nulla, crea una camera d'aria dentro calda, quindi il bambino sicuramente non si ammala. Anzi, questa cosa succede anche d'inverno, le mamme sono sempre molto preoccupate perché si suda sotto il corsetto. In realtà il grosso problema di prendere il colpo d'aria non è perché il bambino rimane sudato sotto, ma è quando si toglie il corsetto e si rimane col tubolare bagnato addosso. Altrimenti problemi non ce ne sono a tenersi il bagnato addosso se il corsetto rimane chiuso. Ma se in vacanza si fa molta attività sportiva, non è possibile ridurre le ore di corsetto? No, purtroppo no. Come si diceva prima, le ore di corsetto sono terapia. Lo sport è fondamentale, mi raccomando. È molto importante che i ragazzi che indossano il corsetto continuino o addirittura incentivino l'attività sportiva, perché i risultati finali sono sicuramente migliori in base a quante volte faccio sport durante la settimana avrò un risultato della terapia migliore rispetto a non fare attività sportiva. Ma l'attività sportiva non sostituisce, qualunque essa sia, non sostituisce la terapia, non sostituisce la fisioterapia e non sostituisce il corset. Sul nostro sito ISICO c'è la possibilità di scaricare dei manuali, ce n'è uno dedicato al corsetto, dove vengono riportate tutte quelle notizie che possono essere utili per la gestione del corsetto. Quindi andate sul sito, si può usare il corsetto vecchio per fare il bagno, per non rovinare quello nuovo? Assolutamente sì, è un'ottima idea, anzi. Se abbiamo con noi, no, vale sempre la pena non buttare mai il corsetto appena cambiato, soprattutto se va ancora un pochino bene, uno perché possono esserci dei pezzi che possono essere utilizzati, se quello nuovo per qualche motivo è un incidente deve essere aggiustato, posso subito mettermi quello vecchio, e soprattutto in questo caso, se ho appena cambiato il corsetto e devo andare al mare, mi tengo quello vecchio per andare in acqua, che così rovino quello e quello nuovo invece rimane integro. Allora, quanto tempo massimo si può tenere corsetto bagnato? Questa è una bella domanda, io non ho una grossa risposta, ma io credo che se il bambino è in continuo movimento e continua ad andare avanti e indietro dall'acqua, ci si basa come sempre facciamo noi mamme, guardiamo il bambino quando ha freddo, ma credo che sia più un problema di acqua che di bagnato il corsetto. Io saluto e ringrazio Emma e Daniela per la loro partecipazione. Saluto Ilaria e la ringrazio tantissimo. Buona estate a tutti. Grazie.